Mi chiamo De Portu e lavoro all'Istituto di Scienze e Tecnologie e Materiali Ceramici del CNR, presso l'Esercito for Science a Kyoto, in Giappone. Questo è l'istituto che è stato costituito congiuntamente tra noi e l'Institute of Technology ed è frutto di una collaborazione italo-giapponese finanziata anche dal nostro Ministero degli Affari Esteri. Quello di cui volevo parlarvi oggi è un metodo di misura dei stress residui. Vorrei scusarmi per il fatto che le slide sono in inglese, non è che l'ho fatto per fare il fenomeno, ma è che avevo tanti già precedenti risultati nelle precedenti presentazioni, quindi ho messo insieme un po' di lucidi e di trasparenti. Allora, l'applicazione di cui volevo parlarvi è un metodo piezospettroscopico per misurare gli stress residui. Questo può essere applicato in materiali ceramici e anche sui polimeri, non sul metallo purtroppo. Per darvi un esempio, ho pensato di parlare di laminati dove sicuramente lì abbiamo degli stress ben definiti, determinati, però può valere anche su materiali tipo gradiente funzionale, anche ceramici monolitici, dove per esempio la lavorazione meccanica in genere in superficie spesso delle tensioni di compressione. Quindi si può misurare, le tensioni residue possono essere misurate con questo metodo. Allora, vi parlerò un po' di laminati, un po' di... il ponte a questo punto. Ecco, il laminato, un po' di preparato teorico, ma per voi probabilmente è successo. Poi come abbiamo preparato i laminati, anche lì sarò veloce perché forse a voi non è problema molto interessante. Come misurare con la piezospettroscopia gli stress residui e poi vi faccio vedere i risultati che abbiamo ottenuto. Allora, perché ci interessano i laminati? Per esempio nei ceramici il problema per applicazioni massive di tipo strutturale è il fatto che sono fragili ovviamente, quindi hanno una bassa tenacità e una affidabilità relativamente bassa. E quindi lo sviluppo di strutture laminari che possono essere progettate in modo tale da gestire le tensioni residue, ad esempio mettendo compressione alla superficie, possono migliorare decisamente le proprietà e anche performance di tipo tecnologico, che sono anche una delle cose che ci interessano abbastanza. E la motivazione nasce dal fatto dell'osservazione dei laminati, riguarda anche osservazioni di tipo biologico, in strutture che provengono dalla biologia, ci si accorge che per esempio come nelle quindi di piante oppure nei denti o nelle ossa, la parte più performante è proprio localizzata nelle regioni che richiedono maggiori proprietà. Quindi allora l'idea è quella di creare dei materiali che abbiano non solo proprietà strutturali interessanti, ma per esempio anche una buona resistenza al danneggiamento per contatto, per esempio appunto le situazioni dove ci sono proprietà tecnologiche di cui si deve tenere conto e anche di lavorabilità. I materiali, per esempio, per i bimbi tecnologici, quello che conta è probabilmente le proprietà di uno strato superficiale abbastanza sottile, quindi non è necessario che tutto il materiale abbia delle prestazioni. Quindi poter migliorare la densità apparente dei nostri materiali può consentire di avere una resistenza al danneggiamento superficiale importante e quindi crescere proprietà di carico. Per cui si possono costruire e progettare delle strutture laminari in modo tale da combinare le diverse proprietà termofisiche, tipo l'espansione piedi, conduttiva, ma anche la sintetizzazione, in modo da ridurre tensioni residue che facciano il nostro gioco e ci siano utili, per esempio, mettere in compressione la superficie. Allora, noi sappiamo già dalla teoria come possiamo calcolare gli stress residui in due materiali che sono appropriati e quello di cui tener conto è
questo è la questione, la temperatura T0 è la temperatura alla quale il materiale comincia a comportarsi in maniera elastica. In ceramici parliamo di temperature attorno ai 1800-1200 gradi durante il raffreddamento e dopo la sintetizzazione. Allora, se noi vogliamo calcolarci in una struttura simmetrica di stress sensibile di compressione, usiamo questa equazione, quella di tensione usiamo questa. Come vedete, il rapporto ovviamente tra gli spessori dei diversi layer è importante, così come è importante il mismatch tra il coefficiente di espansione. Quindi noi possiamo calcolarci teoricamente quali sono gli stress residui, in caso in cui però non si sia lontano dalla superficie, quindi si siano effetti di superficie. Come abbiamo preparato i materiali laminari, adesso qui sarò veloce, prepariamo delle polvere, noi abbiamo e usiamo degli eleganti, dei plastificanti, eccetera, perché utilizziamo un metodo che si chiama tape casting, cioè in sostanza si fa una si chiama battutina, quindi una sospensione, e si pone qui sopra a un nastro che di acetato che corre, ci sono delle ghigliottine che vengono alzate, posizionate a determinata altezza, alla fine si possono ottenere degli strati quando plastici, perché ci sono molti pianti organici, pianti leganti, possiamo quindi togliere questo strato in ceramica dal supporto in acetato. Questi strati sono di spessore possono variare da uno spessore da 50 fino a 200, 300, 500 micro. Li funzioniamo, quindi poi facciamo dei dischi, prendiamo quindi dei dischi da diversi materiali che hanno coefficiente di dilatazione diversa, li infiliamo secondo il progetto che abbiamo infilato. Per esempio adesso quello di cui vi parlerò è un'alumina, che è alumina zirconio composito, l'alumina ha un coefficiente di dilatazione più basso dell'alumina zirconio, quindi se noi mettiamo questo strato all'esterno, alla fine abbiamo dei laminati che hanno una tensione di compressione alla superficie, mentre l'alluminio zirconio è una tensione. Questi sono i risultati, come vedete abbiamo fatto più laminati, qui ve ne presento solamente due, con due rapporti tra gli spessori diversi, tra questo è l'alluminio zirconio e questo è l'alluminio. Ovviamente tentiamo ad ottenere lo strato che va in compressione un pochino più sottile rispetto allo strato di penetrazione, così lo strato tensionale e la trazione in questi strati si passa, quindi c'è meno rischio che si creano dei termini di crack, cioè quindi si creano delle crepe dovute all'eccesso di trazione in questa direzione. In questo caso abbiamo raddoppiato lo strato di alluminio zirconio e quindi abbiamo aumentato la tensione di compressione sulla superficie e ridotto ulteriormente la trazione di un altro strato. Questo è giusto per far vedere come sono le interfacce della struttura. Questo è il composito di allumina, che è questo qui, vedete con grandi più grandi, e questo è il composito di allumina zirconia, dove vedete questi sono i grandi di allumina e questi più bianchi sono quelli di zirconio. Ora, come funziona la misura della tensione del sindone dal punto di vista piezospettroscopico? Noi sappiamo che se noi applichiamo uno stress, oppure c'è uno stress residuo in un materiale, il picco della fluorescenza o del RAM del nostro materiale rispetto a quello stress free si sposta di un certo delta ni, che può essere o da una parte se è di trazione o dall'altra parte se è di compressione. Quindi questo alla fine noi abbiamo una reazione abbastanza semplice, dove abbiamo un prodotto scalare tra il tensore dello stress, come potete vedere qua così, il prodotto scalare tra il tensore dello stress e tra un coefficiente piezospettroscopico. Allora, nel nostro caso, siccome abbiamo degli strati formati da materiali che non hanno una direzione preferenziale, quindi sono abbastanza isotropi, noi possiamo scrivere questa espressione in questo modo, possiamo semplificare il sistema così,
possiamo dire che la traccia del tensore dello stress è proporzionale quindi alla differenza del numero d'onde dei picchi diviso il coefficiente di oscilloscopio. Allora, se noi possiamo misurare questo e questo, prima del nostro test, questo lo si fa con un metodo di calibrazione abbastanza semplice che vi faccio vedere, possiamo misurare il numero d'onde, quindi la posizione del picco in un materiale stressato e facilmente possiamo calcolare lo stress del picco. Questo è il metodo semplice, flessione a quattro punti di una superpar, una barretta della stessa composizione dei vari layer che si usano per fare il laminato, si applica in un carico, ovviamente noi possiamo calcolare praticamente gli sforzi di compressione o di trazione lungo la sezione della nostra barretta, ma vediamo qual è la posizione del picco a variare dello stress e possiamo quindi costruirci delle curve di questo genere. Quindi vedete che quindi possiamo ricavarci il coefficiente dietro spettroscopico di ciascun materiale. Nel caso dell'alumina è 6,55, lo possiamo calcolare, nel caso dell'alumina zirconia è 9. Quelli che quindi sono i valori di coefficiente dietro spettroscopico che usiamo nei nostri calcoli. Nel caso volessimo misurare anche il coefficiente piezospettroscopico solo della zirconia che noi abbiamo aggiunto nel nostro materiale, possiamo farlo facendo una barretta di sola zirconia, però in questo caso invece di usare il picco di fluorescenza che è verde intenso per l'alumina, dobbiamo usare il picco ceram per la zirconia che non è altrettanto intenso e quindi la misura, come vedete, non è proprio così precisa come nel caso dell'alumina. E questo si rifletterà poi anche nella misura degli stress. Quindi, in generale, noi teniamo a utilizzare l'alumina come sensore di stress. Il vantaggio di questa tecnica è che la valutazione degli stress che si fa a livello microscopico, perché il fascio laser che noi mandiamo è dell'ordine del micron, quindi si possono avere delle risoluzioni abbastanza spinte di misura di stress. Non vi parlo della tecnica che abbiamo implementato dentro il microscopio elettronico, quindi invece di usare il fascio laser usiamo il fascio elettronico, quindi abbiamo delle risoluzioni di stress a livello nanometrico, ma quello è tutto un altro discorso che non è ancora all'ordine del giorno. Poi la misura è relativamente breve, relativamente semplice e poi è un metodo non distruttivo con un prodotto non montato. Eccoci qua, adesso vi faccio vedere i risultati di tipo sperimentale. Questi qui sono mappe di stress, sono misure, non sono simulazioni, quindi questi sono proprio i risultati di mappe di stress. Potete vedere che ovviamente sull'alumina abbiamo pressione, abbiamo trazione nella lumina zirconia, potete anche vedere che i risultati ottenuti con le misure sono molto, molto simili a quelli che si possono ricavare dai calcoli con la teoria. E questo vale per lo strato diciamo 1-1 e questo 1-2, quindi vedete dove abbiamo uno strato doppio, come previsto abbiamo stress di trazione più bassi rispetto a questa situazione qui e compressione più alta rispetto a quest'altro caso. Questi sono i profili degli stress che abbiamo misurato, quindi potete vedere che gli stress non sono costanti all'interno dei vari strati, ma hanno una variabile di questo tipo, con un certo rilassamento al centro, credo più importanti più elevati all'interfaccia tra i due strati. Questo qui è il fenomeno dovuto al effetto di superficie, vedete che qui c'è un certo rilassamento degli stress dovuto alla superficie mentre gli strati di compressione dell'alumina interni sono i profili su questo. Di qua potete vedere di nuovo un andamento.
stato un pressione più alto, la pressione di sono molto più alta rispetto qua, perché appunto quindi la forza di questa linea è diversa da questa qua, qui la rilato di questa stabilizzazione è doppio di quest'altro. Altre mappe, questa è per farvi vedere per esempio che noi possiamo misurare lo stress direttamente sui grani di alluminio. Vedete che se noi facciamo la misura solamente sull'alluminio utilizzando il coefficiente peso spettroscopico dell'alluminio e non del composto, in questo caso possiamo misurare gli stress e l'alluminio è sempre in compressione. I grani di alluminio sono sempre in compressione, mentre gli strati, quindi i grani di zirconio sono sempre in trazione. Vedete che in questo caso l'alluminio è sempre in compressione e quindi ovviamente la compressione è più alta perché i rapporti sono. Questo lo sappiamo per un po' di tempo, vi faccio vedere solamente l'effetto della. Possiamo fare le misure anche sul zirconio, sui singoli grani di zirconio, vedete la zirconia quindi come potete vedere adesso. Questa è la misura ricavata col coefficiente di peso spettroscopico della zirconia che vi ho detto era molto scatenato, quindi non dava un valore molto preciso, però invece per i suoi capoli, utilizzando i valori misurati, si possono vedere che anche sulla zirconia siamo veramente di questo genere, lo potete vedere meglio di qua. Vedete che la zirconia è sempre in compressione, mentre la domina è sempre in compressione. Qui un altro, volevo farvi vedere anche come si possono ad esempio misurare e verificare la presenza di cricche di delaminazione alla due layer, e qui c'è il rilassamento dello stress, qui si vede benissimo rispetto al resto dello strato, quindi si possono individuare con precisione la presenza di cricche di delaminazione, così come si possono misurare e evidenziare la presenza di tale incrato. Sono qui le corrispondenze, noi abbiamo una diminuzione dello stress. Un'altra applicazione che abbiamo recentemente messo a punto per quel che riguarda la misura e l'utilizzo della variazione di stress residuo e anche la possibilità di misurare quello che è la resistenza all'autotermico dei materiali. Con i metodi normali e quelli anche standardizzati bisogna prendere delle barrette, si fa un short termico a diverse temperature, a diverse tentative, si prende le barrette, si rompono in flessione, altri tre punti, e si vede dove c'è un calo di resistenza alla flessione di più del 30%, quindi c'è un crollo di sigma, in quel caso si identifica delta T critico del materiale, vuol dire che si sono innescate delle critiche dimensioni tali per cui la variazione della resistenza a frattura cala di così tanto. Questo tipo di metodo ha bisogno di un certo numero di barrette, molte barrette, lo standard prevede almeno 36 barrette perché bisogna fare 5 delta T più la temperatura di ambiente con 6 provini per volta e richiede un diverso sforzo anche la preparazione di provini specifici e cose di questo genere. Allora, se invece si potesse misurare la variazione di stress in funzione del delta T, noi potremmo essere in grado di verificare anche quando è che si è innescata una cricca e quando questa diventa critica. Per esempio, faccio vedere qui, abbiamo la possibilità anche di identificare esattamente la posizione e la presenza di una cricca. Allora, se noi facciamo il confronto tra, questo è un test tradizionale, quindi facciamo la resistenza a frattura in funzione di varie delta T. Attorno a 260, 250, 260 gradi abbiamo il crollo di sigma. Se noi facciamo la stessa cosa sugli stessi provini e guardiamo quali sono le tensioni residue che abbiamo inizialmente, quali sono e com'è la variazione in funzione del delta T, potete vedere che le due cose vanno a braccetto benissimo. Quindi il metodo che noi poniamo anche per la misura delle tensioni residue, della misura della resistenza a tutto termine dei materiali, è di questo tipo, cioè la misura della variazione delle tensioni residue dei materiali. Qual è il vantaggio? In questo caso è che possiamo fare dei test su un numero più ridotto di
provini, possiamo farlo direttamente su un componente, quindi non occorre preparare dei provini ad hoc e quindi si può fare direttamente su un componente, e soprattutto per esempio si possono fare sui componenti, su film e cose di questo genere che contengono sempre tensioni residue perché sono un materiale soprannato. Quindi per concludere, lo potete vedere voi, insomma, quello che volevo mettere in risalto è che la possibilità di misurare il stress residuo con estrema efficacia e precisione può offrire la possibilità di definire facilmente il comportamento di materiali, si può capire, per esempio, aiutare chi progetta a capire se il materiale utilizzato oppure il componente così come è stato disegnato ha delle criticità, perché si possono eventualmente mettere in risalto i punti in cui le tensioni sono troppo alte, quindi poter dare delle informazioni su quello che potrebbe essere la vita del componente. Ecco, direi che ho chiuso, visto che c'è una certa stata. Grazie di tutto. Ma prima di chiudere volevo ringraziare tutte una serie di persone che sono state coinvolte, il professor Pezzotti che è il direttore del centro a Chioto, e poi c'è uno dottorando, ex dottorando, adesso finito, che ha passato più di un anno a Chioto, ha fatto tutte le misure, quindi altre persone coinvolte sia a Chioto che qui in Italia. Grazie di tutto.